registra questo appuntamento. Giovedì 14 dicembre alle ore 20 in corso Umberto I ad Avellino inaugura Spacca Napoli, trattoria e pizzeria. Sullo sfondo 6 mesi trascorsi ad alta tensione, la lunga attesa è quella per la riapertura del cavalcavia 22 sequestrato dalla magistratura per rischio di crolli. Gravi disagi ancora in essere hanno finito col diventare motivo di scontro politico in paese. Il fondo si è toccato l'altro ieri quando il sindaco Alaia, rimuovendo un manifesto di proteste affisso in comune, è stato schiaffeggiato. Il suo racconto ai nostri microfoni. Io stavo rimuovendo un manifesto offensivo e lesivo della dignità personale mia e della la mia amministrazione dall'albo pretorio del comune, cioè è stato violato l'albo pretorio. Cosa l'ha ferita di più oltre l'aggressione fisica di questa brutta vicenda? Beh, innanzitutto la viltà del gesto e il non rispetto dei luoghi istituzionali e di chi diciamo incarna la rappresentanza di una comunità. La questione cavalcavia è alla base di questo gesto o c'è dell'altro, secondo lei? Ma il punto è che nella diversità delle opinioni, diciamo, ognuno è libero di esprimere il proprio pensiero. Quando si allungano le mani, probabilmente c'è qualcuno che non ha argomenti validi da poter far valere. Sindaco, personalmente ritengo che chi abbia compiuto questo gesto, diciamo, è l'esecutore materiale, ma c'è anche qualcuno che ha istigato gli animi e di questo, insomma, se ne discuterà presto. Cosa si augura? Allora, io mi auguro innanzitutto che venga riaffermato un principio di legalità e di rispetto della legge. Piena fiducia nell'operato della magistratura e nel loro agire, al di là di qualunque possa essere la loro decisione. Personalmente ritengo che la mia comunità ha diritto a che Società Autostrade metta il cavalcavia in condizioni di operare come lo è sempre stato ab origine, sin dal lontano 1956 o 55, ora non ricordo bene, data di costruzione dello stesso. E nessun onere può gravare sui cittadini del comune di Sperone affinché Società Autostrada, come dire, non compia fino in fondo ciò cui è tenuta. In attesa del pronunciamento della magistratura potrebbe servire altro tempo prima di arrivare ad una decisione. Insomma, il Natale a Sperone sarà senza ponte e probabilmente senza pace.